forse qualche tenuta palla o qualche lucidità in più dalla tre quarti di campo in avanti, soprattutto nel secondo tempo, sì, questo potevamo averlo. Abbiamo sprecato qualche palla, qualche situazione per creare qualcosa di importante, questo sì. Proprio il resto, una squadra che al primo tempo ha prodotto gioco, credo abbia giocato, non dico a senso unico, ma ha avuto la partita in pugno. Gli è mancato solo il gol, e su questo sicuramente dobbiamo essere lavorare su noi stessi, più cattivi, più determinati, più incisivi, questo sì, perché poi dopo non basta giocare bene, alla fine il Taranto ha fatto la sua partita, si è saputo difendere, non è capitolato nel primo tempo e quindi ha colpito nel momento forse giusto per loro, quando siamo rimasti in 10 e quindi dopo per noi si è fatta in salita, però devo dire che fino al 95esimo la squadra ci ha creduto, abbiamo avuto l'ultima occasione con Tengora, con George, che poteva avere miglior sorte, mi dicono un fallo di mano che poteva essere evidente, però poi dopo gli episodi sono questi e quindi... Però già sono due in due partite, poi il calcio di rigore domenica scorsa ad Avellino e poi oggi non visto dall'arbitro, quindi... però non ci attacchiamo sicuramente a questo. Ci portiamo via una buona prestazione, nonostante una sconfitta, però ci portiamo via grossa rabbia per aver deluso anche noi stessi in primis come risultato e anche la gente che nonostante ci abbia applaudito, però sinceramente volevamo dargli soddisfazioni diverse. Lavoriamo anche in questa direzione, questo è chiaro, non possiamo fare 90 minuti a 1000 all'ora o sempre sul piede sull'acceleratore, questo sì. Credo che oggi si sia anche visto che nel primo tempo c'è stato intorno alla mezz'ora, abbiamo abbassato un attimino perché non potevamo andare sempre, quindi abbiamo cercato di abbassarci un attimo e poi ripartire in questa situazione, questo sì. Però, voglio dire... A poco, sinceramente mi porto via grosso rammarico, questo è chiaro, non siamo contenti perché abbiamo visto e i ragazzi sono colci che possono, ogni domenica possono giocarsela, abbiamo incontrato l'Avellino che è una delle prime, abbiamo incontrato il Taranto che sarà alle pari nostre, credo, come ne ha promossa, quindi abbiamo visto che possiamo giocarcela, però dobbiamo essere sicuramente più attenti in alcune situazioni. L'ingenuità dell'espulsione è una di quelle forse, quindi dobbiamo migliorare, maturare, questo sì. La gestione della partita credo che si possa avere, non è un problema. Ci lavoriamo, questo sì, sinceramente sì. Rimanendo in 10 abbiamo preferito di tenere due riferimenti alti con due punte invece che abbassarci 4-4-1. Ci abbiamo provato, questa è stata un'alternativa. Oggi sicuramente gli esterni sono stati un po' penalizzati dall'espulsione. Perché i vari Vitali e i vari Di Francesco che hanno fatto bene domenica scorsa quando sono entrati, oggi non hanno avuto l'opportunità, ma perché abbiamo attuato un sistema diverso, abbiamo cercato di rimanere alti con due attaccanti tenendo l'equilibrio sia dietro che in mezzo al campo, quindi questa è stata la scelta, poi bontà sicuramente si poteva anche uscire, strada facendo, però ci serviva pericolosità, ci serviva in quel momento calcio, ci serviva prendere inerzia dalla partita, quindi le scelte sono state queste, ma non toglie che chi non è entrato non era adatto alla partita assolutamente. Abbiamo cercato di avere più densità centralmente che sugli esterni e quindi abbiamo preferito due attaccanti, questa è stata la scelta.